Vedo già dal vivo, Ci quindi siamo. penso siamo in diretta. Buonasera a tutti, amici di Byte Your Apple. Bentornati all'appuntamento con il Bytecast. Vi saluto con particolare calore, visto che sono mancato nell'ultima occasione. E saremo insieme in questa 26esima puntata del nostro appuntamento, che doveva essere settimanale in teoria, poi diciamo ci siamo un po' persi talvolta per strada, però ci seguiranno, ci saremo insieme io, Alberto Sala, blogger di Vecchio Apple, Dario Corasante, anche lui presente nell'ultima puntata, e ci raggiungerà con tutta probabilità più tardi Marco, il nostro admin, che ci spiegherà di molte su cose novità della repo. Non so, sicuramente avrete già letto degli articoli e avrete magari avuto già occasione di provare le novità pubblicate in questo fine settimana e nella giornata di oggi all'interno del repository di Byte Repo su Cydia, però preferiamo che ne parli Marco, insomma, non vogliamo per ora svelarvi nulla, anche se probabilmente avrete già capito. Dario, se mi perdoni, io volevo fare una piccola digressione, siccome stasera sono stato invitato a una festa di compleanno per Elena e Giulia, che sono due mie amiche che oggi compiono gli anni contemporaneamente. Tu ti chiederai perché? Perché sono gemelle, questo è molto semplicemente, e faccio anche io da parte mia gli auguri e saluto Giulia, che è a casa, mentre Elena è in quel di Cervinia per una stagione lavorativa, e tutti i miei amici che presenziano alla festa. Come minimo gli facciamo Anche gli auguri da Byte Your Apple, mi sembra giusto. da Byte Your Apple, sì. Cominciamo con la scaletta, visto che abbiamo un menù abbastanza ricco. sì, di svariate cose. E partiamo dal primo argomento per il quale volevo puntare alle competenze del buon Dario in questo campo e ai vari articoli che ho seguito alle news nelle ultime settimane riguardo una possibile, probabile ventilata e anche provata, tra virgolette, poi vi spiegherò il perché di questa provata, di una direzione chiara di che vuole intraprendere Apple nel mondo del fitness e della salute. È già, tra virgolette, cominciata, grazie all'implementazione del coprocessore M7 sui nuovi dispositivi rilasciati durante il 2013, fine 2013. Però c'è questa chiara direzione verso la salute e diciamo, più controllo e gestione da parte dell'utente rispetto all'attività fisica. Giusto, Dario? Sì, decisamente sì. Come dicevi tu, è il principale interesse nuovo di questo 2014. Sì, anche in previsione comunque del probabile e a questo punto quasi sicuro lancio dell'iWatch, o di quale forma assumerà questo, o di quale nome anche assumerà questo dispositivo indossabile che sarà rilasciato con tutta probabilità verso la fine del 2014, comunque la seconda metà del 2014, unitamente o presumibilmente nella stessa linea o nello stesso keynote in cui verranno presentati i nuovi iPhone. Si parla di queste date indicativamente, se non ricordo male. Ma quello che ha stupito, comunque, che ha confermato, e qua mi ricollego a quello che vi ho detto prima, non so se vi ricordate lo speciale prenatalizio che avevamo avuto con Salvatore Castaldi come ospite, in quale lui ci aveva svelato, non mi ricordo se in diretta o dietro, non è dietro le quinte, che per capire in quale direzione si spostava in quel momento Apple, bastava guardare le assunzioni. Non so se ti ricordi. Sì, mi ricordo, stavo tentando di ricordare se era un dietro le quinte oppure no, ma penso di sì. E quindi noi su questa base, comunque vedendo anche le notizie che ci arrivano dalla rete, comunque quotidianamente e a ripetizione, ci sono stati delle massicce assunzioni, e già ne parlavamo anche durante lo speciale natalizio, per quello ti dico che probabilmente eravamo in diretta, delle assunzioni già fatte l'anno scorso riguardo a specialisti nella vendita retail, nel comparto della moda e sui dispositivi indossabili. Quindi noi adesso abbiamo visto anche numerose assunzioni specifiche nel campo dei sensori biomedici, nei dispositivi portatili legati alla, come
comunque ha controlli diagnostici, e per cui mi volevo, diciamo, approfittare della tua conoscenza in materia per capire anche a che punto se può essere davvero fattibile una tecnologia che possa misurare realisticamente tutti i parametri che sono stati, diciamo, indicati dai rumors, quindi vabbè, il battito cardiaco, la frequenza, comunque la pressione del sangue, parlano anche del livello di glucosio, comunque di parametri chimici, insomma, c'era appunto... Sì, sì, vai, vai. No, di questo ingegnere, di cui adesso vi dico anche il nome, che è Nancy Dougherty, che aveva sviluppato per la Sano Intelligence un sensore, diciamo, che andava ad essere applicato sulla pelle, che misurava i parametri, diciamo, del sangue, con, attraverso, diciamo, dei microaghi che andavano a infilarsi nello strato dell'epidermide. Adesso queste sono cose di cui non ho competenza specifica. Allora, sono cose bellissime, nel senso che per molte di queste ci potremmo quasi essere. Il problema più che cosa misurare credo sia il come viene misurato. Banalmente ci sono già alcune piccole cose che misurano il battito cardiaco o la pressione sanguigna, li trovate anche in vendita negli App Store. Una di queste, adesso non ricordo il nome, credo si chiamasse Fit Health Band, però non vorrei dire sciocchezze. È in pratica un bracciale per la pressione che consente di avere in wireless, tramite un loro server, tutte le misure del paziente, quindi di avere sullo smartphone tutti i parametri, tra cui anche il battito cardiaco. Ora, molte di queste misurazioni anche a livello ospedaliero si fanno con l'elettronica ormai, con tutta una serie di sensori collegati a computer che a loro volta possono essere in rete. Il problema è la miniaturizzazione, cioè quanto è affidabile la misura di, per esempio, glucosio o stress inteso come pressione arteriosa e variazione arteriosa fatta da un sensorino piccolo così messo sotto, per esempio, il cinturino dell'orologio, oppure fatto attraverso la misurazione concreta e quindi le analisi chimiche del sangue. Parentesi sul discorso del glucosio, quello è già possibile. Cioè, come sapranno chi purtroppo è costretto a fare la misurazione del glucosio, quindi della glicemia, tutti i giorni, sapete che ci sono delle banalissime strisce prestampate con il loro circuitino che vengono messe nei lettori portatili, che sono più o meno degli aggeggetti così e fanno tutto loro. Quindi non è proprio folle, ecco, ipotizzare che la miniaturizzazione arrivi a fare un orologetto nel quale è possibile mettere la goccia di sangue e avere la lettura. Sul sensore di cui parlavi dell'ingegnere, che se non erro era un sensore in pratica in parte microtatuato sulla pelle, sì, per cui andava sotto negli strati epidermidali, sarebbe stupendo. Non so quanto sia fattibile perché ci manca la tecnologia per farlo, nel senso che c'è sempre il problema del come ci arrivo a prendere quei dati e come me li elaboro. Sicuramente dal mio punto di vista sarebbe bellissimo poter avere un sistema di monitoraggio del genere, per cui metti il e questo ci fa pensare che, cioè, prima o poi ci arriveremo, comunque non è sicuramente già è una cosa che si presume fattibile, pensando che degli abbozzi li vediamo già. Sì, ma giustamente è lo stesso dubbio che è venuto anche a me. Non so quanto possa essere di interesse nell'utente comune avere questa sorta di funzioni. Poi magari ce la impasteranno in una maniera talmente geniale, probabilmente anche questo manca ultimamente, per farci credere che come abbiamo fatto a farne a meno fino all'altro giorno. Purtroppo sì, questo è un problema anzi per il medico, perché ormai siamo abituati noi medici a convivere con l'incubo Wikipedia, cioè il paziente che si autofa la diagnosi, arriva con la pagina stampata di Wikipedia, io c'ho questo. Momento, non è proprio così. Immaginate. Beh, potresti dirgli, allora perché sei venuto qua? Sì. A volte viene la voglia di farlo, ma
Uno prova sempre a spiegarglielo. Immaginiamo se ci fosse il dispositivo del genere che può fare delle misurazioni banali e a quel punto anche avere delle sue euristiche interne per cui può proporre determinati ipotesi di diagnosi, perché penso che siamo ancora lontani dal mitico tricorder di Star Trek, ecco. E immaginiamo quello con il paziente che arriva con l'iPhone direttamente dal medico. Tragedia! L'iPhone mi ha detto che ho iPhone mi ha detto che soffro di pressione alta. Tragedia a quel punto, eh. Healthbook, tra l'altro, che si dicono si chiamerà Healthbook, la famigerata applicazione che racchiuderà tutte queste geniali funzionalità. Questo sì, d'altro canto però c'è da dire che proprio con Healthbook potrebbe essere una cosa molto bella, molto utile sia per il paziente che per il medico. Per esempio, chi fa jogging, chi fa sport regolarmente, immaginate di avere 6 mesi di dati, anche banalmente, pressione massima, minima, battito, ossigenazione e livello di zuccheri nel sangue, registrati in automatico per 6 mesi, è una cartella clinica a tutti gli effetti di quella Sì, persona. quello poi, ma appunto per la natura stessa di queste strumentazioni, secondo me vanno proprio a rivolgersi a chi lo fa, adesso io non dico di professione perché probabilmente avrà già queste tecnologie con altri dispositivi a disposizione, però penso alla normale persona appassionata, non lo so, poi bisognerà vedere anche a quanto lo vorranno vendere, a che prezzo vorranno vendere questo dispositivo indossabile, quale sarà effettivamente la funzione, perché probabilmente relegarlo a quello che stiamo vedendo nei giorni scorsi, quindi proprio una fuel band fatta un po' meglio, diciamo, è un braccialettone cilindrico con uno schermettino longitudinale stretto lì, io probabilmente non ci vedrei alcuna utilità, è più probabile quello che ci facevano vedere fino a non tante settimane fa, insomma, quello che era il modello più accreditato, che era quello di un orologio sostanzialmente, uno smartwatch. Sì, penso di sì, anche perché la Samsung poi è andata proprio in quella direzione con il Galaxy Gear, credo si chiami, e anche lì, problema costo, se pensano di venderlo a $300 non interesserà mai nessuno. Sì. Le venderanno, però non lo so, potrebbe essere un discorso molto più ampio da approfondire, però ecco, non vorrei che si pensasse che limitandosi a queste features ne tirino fuori. Si stanno impegnando molto, ecco, io ho trovato una lista delle persone che hanno assunto, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tra cui specializzati negli indossabili, esperti di fitness, uno che è esperto nel monitoraggio dell'attività e nel sonno, esperti di fashion, l'ex CEO Burberry, anche quello che ha lavorato nella Fuel Band, specializzati nei sensori biometrici indossabili. Cavolo, di menti ne hanno messe insieme, bisognerà che ne tirino fuori qualcosa di innovativo sicuramente. Penso anch'io, anche perché ormai sono 2 o 3 anni, insomma, che si aspetta, si paventa, si spinge su questo fantomatico iWatch. Penso che ormai ci siano, siano maturi i tempi. Sì, nonostante i molti problemi della produzione, però probabilmente quest'anno arriverà. Beh, vedremo. Diciamo che ci riserviamo poi di dire avevamo ragione oppure avevamo completamente sbagliato. Appena sarà reso noto, vedremo le caratteristiche e quello che fa. A me non dico solo che non piacerebbe vedere il braccialettone cilindrico. Poi, io non porto orologi, non li ho mai portati, quindi non inizierei sicuramente con questo, però sono curioso, come tantissimi, vedremo. Sì, anche perché appunto c'è poi il discorso della resistenza. Io che per esempio uso gli orologi e tipicamente li distruggo perché li tengo mentre faccio di tutto, immaginare di urtare qualcosa con una cosa del genere. Vabbè, fondamentalmente non sarebbe neanche l'orologio più costoso al mondo perché. Beh, no, questo è vero. Però insomma, sempre dispiacerebbe.
distruggerlo. Poi speriamo che non abbia gli stessi problemi di case degli iPhone, perché altrimenti si comincerebbe a parlare di bending dell'iWatch, non oso immaginare. Faranno le custodie anche per quello, cioè che la copertura che la apri, clic. Aiuto! Voglio l'orologio normale, nemmeno. La smart cover faranno. Mamma mia. Che la pieghi. Beh, ci hanno provato con il Pebble Watch, che ha una sua utilità, una sua funzionalità, anche se molto limitata al momento, da quello che vedo e dalle applicazioni che ha. Ma probabilmente anche, non so adesso con quali smartphone si può utilizzare con l'iPhone, ma tante funzioni vengono, diciamo, rese possibili grazie a dei tweak, se non ho capito male, non c'è molta. Sì, non c'è molta interattività, servono dei tweak. Fondamentalmente serve il jailbreak per poter utilizzare al pieno delle sue capacità. Poi l'applicazione standard presente in App Store non dà molta libertà di movimento. Quasi nulla, anzi. Sì, sono tutte cose in più. Adesso io non, ripeto, non avendo mentalmente la cultura dell'orologio, non so per cosa lo si possa utilizzare il Pebble Watch. Per vedere un messaggio, probabilmente, non so cosa. Dario, ci sei? Ci sono? Ah, ecco, no, vedevo il microfonino. Ah, ok, no, momenti di follia. Dicevo, Ah, ok. dovrebbe dare tutta una serie di notifiche. Parlo di dovrebbe perché non ne ho mai visto nel concreto uno, ma solo letto di tutte le mirabolanti recensioni, tra cui anche di chi l'ho provato e ha detto non mi è piaciuto, e altri invece che ne sono entusiasti. Quindi per il momento è una bella incognita. Anche quello, nel senso, anche che. Ok, sì, vedremo. Ok. No, stavi dicendo qualcosa, ti ho interrotto, mi dispiace. No, no, non ti preoccupare, stavo pensando a quale fosse il costo del Pebble per paragonarlo, ma non me lo ricordo, quindi vabbè. Serve Marco perché anche lì ne sa molto più lui perché se n'era già interessato. Ah, no, questo non lo sapevo. Se n'era già interessato lui. Ne avevamo anche parlato in un offline qualche tempo fa, ma non ricordo i dettagli, troppe cose. Sì, insomma, stai a ricordarti tutto, diventi matto. Andiamo avanti. Sì, anche perché rimaniamo sempre in tema più o meno di medicina con quella che abbiamo chiamato la Flappy Bird Syndrome, cioè la sindrome da questo giochino che inspiegabilmente da un mesetto, un paio di mesi a questa parte sta invadendo i feed reader, gli articoli, i blog, qualsiasi cosa. E vabbè. Ne parlavamo prima. Sì, parlavamo prima. È difficile definirlo perché è difficile anche dire c'è a chi non piace, ma c'è a chi piace. Perché è talmente stupido, scusate, che è difficile proprio dire che sia talmente addicting da giudicare che miliardi e miliardi di persone adesso sono infuriate con lo sviluppatore perché lo ha ritirato dall'App Store. Cioè, molto strano. Però, a parte questo, c'era il. Vai. No, dicevo anche perché se ti piace l'hai già scaricato, non vedo perché ti devi arrabbiare, perché ce n'hai, ne hai già una copia e la puoi utilizzare quanto ne avrai voglia. Non sarà aggiornato, ma chi se ne frega. Infatti, anche perché leggevo che non ha nessuna feature online, quindi anche una volta rimosso dall'App Store continua a funzionare benissimo. E se non sbaglio era gratuito, o giù di lì, non vorrei sbagliare. Gratuito. Ecco, quindi nemmeno essere arrabbiati per aver pagato un'applicazione e poi non essere stata più ritrovata negli aggiornamenti. Sì, c'erano le pubblicità e sono state queste che fondamentalmente, allora, premetto di aver saputo di questa faccenda ieri, 20 minuti e 5 minuti prima di iniziare parlando con Dario. Però quanto ho avuto modo di capire, questo sviluppatore ha ritirato l'applicazione dall'App Store perché era, diciamo, si è scatenata una bufera nei social media perché lui guadagnava 50.000 dollari al giorno dalle pubblicità. Cioè. Ma insomma, voglio dire, ok, ha messo le pubblicità,
se lo utilizzate in 1 miliardo di persone, ci guadagnerà pur qualcosa. Ma da qui a dire che lo sviluppatore è truffaldino perché il gioco è gratis, ma con le pubblicità ci guadagna, non capisco. Cioè. Ah, perché quelli che ti fanno pagare per fare 5 livelli in più, quelli hanno, ah però quelli sono tranquilli, gli in uppurchase van bene. In upper chase va bene, in upper chase da $400 va benissimo. No, beh, la pubblicità oggettivamente può essere fastidiosa. Può essere fastidiosa in qualsiasi applicazione. Più o meno invadente. Adesso io non ho giocato Flappy Bird, se magari qualche utente che ci sta seguendo ci ha giocato e ha avuto modo di apprezzare la mole di pubblicità presente nel gioco, ci faccia sapere, così magari ci rendiamo conto della più o meno invadenza e di quanto si reputa invadente una pubblicità. Vediamo se qualcuno ci dice qualcosa, Perché perché. qualsiasi gioco gratuito, né più né meno, o quando lo avvii o quando lo riprendi dopo averlo chiuso, ti mostrano il banner, comunque qualcosa che tu devi guardare o devi chiudere. Quindi io non so. Poi il gioco è stupidissimo, perché devi fare volare l'uccellino in un percorso che praticamente è il mondo di Super Mario. E Sì. tanti si lamentavano, ho visto anche persone lamentarsi dicendo che era difficilissimo. Quindi. Non oso immaginare davvero, ecco, ma è difficile definirlo davvero perché è strano, mettiamola così. Era, per fortuna si è estinto, ma ecco, molto probabilmente la reale causa della rimozione dall'App Store è un conflitto con la Nintendo. Perché insomma le grafiche di fondo erano simili, è un eufemismo, erano identiche, voglio dire, ai giochi di Super Mario, e quindi ovviamente ci può essere stato questo come motivo, anche perché non vedo perché uno sviluppatore che con un'applicazione gratis guadagna tanto quanto, se non di più, che con un'applicazione a pagamento dovrebbe rimuoverla dall'App Store di questi tempi, poi. No, anche perché comunque c'è chi vendendo applicazioni a pochi centesimi, ma comunque vendendole, ha fatto miliardi di dollari. Adesso io non so da quanti giorni questo sviluppatore di cui non ricordo, Nguyen Etch, Beh, sì, un nome impronunciabile per noi, quindi per evitare di storpiarlo, evitavo. percepisca questi 50.000 dollari. Perché può anche darsi che effettivamente il gioco pare sia andato in auge non tanto tempo fa, insomma, negli ultimi mesi, però ecco, da qui a farne un caso, probabilmente c'è veramente sotto qualcosa di più. No, allora, il gioco è presente sull'App Store dal 24 maggio, quindi neppure un anno. Sì. E ci sono stati soltanto 2 update. Il primo l'11 settembre, brutta data purtroppo, e il secondo il 7 febbraio, quindi poco prima, insomma, della sua rimozione, qualche giorno fa. A quel che ho capito è andato in auge da meno di un mese, perché non ho capito se c'è stata una review di qualche sito importante inglese come MacRumors o giù di lì, ma spero che non sia stato MacRumors. Lo spero proprio. Non lo guarderò mai più. Sì, no, davvero una cosa del genere. Però insomma sarà un mese in cui c'è stato questo boom, questa escalation. Poi, non so. Sì. E probabilmente l'aumento della visibilità diciamo, l'ha reso più visibile di quanto in realtà non avrebbe dovuto essere. Forse sì, nel frattempo però, come giustamente facevano notare molti, questo è il momento perfetto se siete un copycat di questo gioco, cioè se avete in mente di sviluppare un'applicazione che gli assomigli anche solo vagamente, tra ieri e oggi ne sono apparse qualcosa come 20 in App Store e sono tutte balzate su nella top 10 dei download, quindi, e sono più brutte, perdonatemi, dell'originale, quindi vabbè. Il che è tutto dire, perché non mi sembrava molto bello già di suo, al di là che mi piace la grafica 8-bit, però
Però cioè, il funzionamento in sé, la meccanica del gioco a me sembrava davvero, 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 davvero stupida. Sì, è un po'. Cioè, però niente, ha fatto successo e su quello non si può discutere. Ha fatto una brutta fine. Sì, si è estinto, per Sì, fortuna. Uccellino estinto. Flappy Bird, esatto. No, tra l'altro è vero, ma era già successo anche con altre applicazioni, tipo, non so se hai fatto caso ultimamente all'App Store, c'era questa applicazione che si chiamava Cibi e Bevande. Era gratuita, è rimasta per qualche giorno tra le applicazioni nuove e degne di nota. È uscita qualche giorno dopo, è venuta visibile qualche giorno dopo l'uscita di Evasion 7. E l'icona era uguale a quella di Cydia. Praticamente al posto della scatola, dello scatolone con dentro i pacchetti, c'era un cupcake, però gli colori identici. Non so se magari avrai l'occasione di andare a dare un'occhiata all'App Store, prova a cercare, si chiama Cibi e Bevande. Stupendo. Nel frattempo ci fanno sapere, Luca, se non sbaglio, che credo sia Luca Corbucci, il nostro blogger, che salutiamo e ringraziamo. Raga, non mi mettete nomi diversi, che ho già problemi di mio. Lui ha seguito la faccenda, diciamo, anche sul blog, ha pubblicato lui gli aggiornamenti. Sì, e ci diceva che le pubblicità non sono invadenti, c'era un banner nella porzione alta dello schermo. Permanente, tranquillo. Quindi, Ebbè, però. niente di che. Beh, ho cercato cibi e bevande e effettivamente era uguale a Cydia. Capisco perché sia stata la più scaricata. Vabbè. Almeno lì c'era un senso, ecco, ingannare l'utente come fu per Display Recorder. Ma anche Cydia era uscita. C'era anche Cydia, c'era stata Activator forse. Sì, c'era stato Tutti i Activator, vero. farlocchi Dal primo all'ultimo, se andava bene non facevano nulla. Ma va bene. che passano nella rete. Ma è finito, c'era stato a proposito, poi la chiudiamo qui, c'era stato il periodo delle applicazioni nascoste, delle applicazioni che permettevano di giocare agli emulatori ed erano nascoste in applicazioni stupidissime di disegno, se ben ricordo. Sì, se no c'era un'applicazione che permetteva di nascondere le icone delle applicazioni, una specie di libhide, diciamo, tollerato. Forse ci deve essere una, non so, una gara a chi riesce a farle arrivare in App Store. Ma tra l'altro, libhide, quella libreria che permette di nascondere le icone, è stata aggiornata per iOS 7. Non ne ho la più pallida idea, devo dire la verità. Ma perché se penso a libhide su iOS 6, penso a una miriade di problemi di cui il forum è pieno. Se penso al libhide su iOS 7 mi vengono i brividi. No, no, ma era solo per. No, non so davvero se è stata aggiornata oppure no. Credo di no, perché non abbiamo ancora visto tweak che permettono di nascondere le icone. A parte Spring Tomize, che se non lo citiamo gli utenti ci danno addosso perché non lo citiamo mai. Guarda, io sono da sempre utilizzatore di Sprintomize, quindi non parlarne, no, beh, No, no, non avremmo mai oggettivamente. parlato male, per carità. Se Filippo Vigarella ci sta seguendo, gli chiedo di poter togliere i nomi sotto le icone dall'app Switcher in un futuro update. Ma Possibilmente. sì, no, beh, con calma, non c'è, sono stupidate. Però per le persone come me a cui piace avere tante funzioni in un unico tweet, è molto interessante. Anche perché a me piace avere le icone senza i nomi sotto, ho modificato il numero della disposizione delle catene, e questa è una cosa comoda, perché se tu ad esempio installi, adesso stiamo uscendo dal seminato, se Vabbè, vai. tu installi Folder Enhancer, Sì. hai tante cose interessanti, ma fondamentalmente c'è una cosa che dà fastidio, è che ti rovina tutto il layout dentro iTunes, quindi se tu per comodità
vuoi spostare le icone, vuoi gestirle con iTunes, non riesci perché non hai più la suddivisione per cartelle. Hai tutte impastate. Però aspetta, qui c'è un warning grosso così. Se tu sei tra i fortunati possessori di un Mac, allora puoi consentirti di gestire le cartelle con iTunes. Io non ci sono mai riuscito su Windows. Ho fatto le migliori litigate con iTunes nel tentativo di spostare quelle cartelle. No, beh, io lo do per assodato. Giustamente, Fetters ti propone multi-icon mover. Sì, e su quello c'è da dire, infatti, che è una stupidaggine, per non bipparmi, il fatto che adesso sia diventato multi-icon mover e multi-icon mover plus a pagamento. Che cos'è che fa di più multi-icon mover plus? In pratica, la sua spiegazione, ecco, non sono andato a indagare, è che siccome Folder Enhancer per iOS 7 non supporta più il movimento multiplo di icone nelle cartelle che veniva sfruttato da multi-icon mover normale, adesso se vuoi spostare più di un'icona nella cartella con multi-icon mover, devi acquistare la versione plus. Che è sempre dello stesso sviluppatore, magari. Sempre dello stesso sviluppatore. Ah, cioè, fai un unico tweak, me lo fai pagare, ma almeno mi fai tutto. Che faccio? Compro un tweak per una mezza funzione. E invece con Sprintomize io metto le icone nelle cartelle senza rovinare in iTunes, perché me le gestisce sempre 9. È solo una modifica grafica quella che fanno, non è una modifica strutturale come quella di Folder Enhancer. Quindi è comoda. Capisco, quindi adesso capisco perché giustamente, evidentemente per gli utenti Mac è molto più comodo gestendola così. Io le gestisco comunque a 9, però almeno ho le cartelle che le vedo come cartelle. Capisco, non con tutte le icone, sì, spartiate. Sì, perché poi, a parte che con iOS 7 hanno peggioratissimo il modo di gestire le applicazioni con iTunes, perché prima era molto, molto, molto più comodo. Adesso è più laborioso, però ecco, poter prendere 4-5 applicazioni, trascinarle tutte insieme e rilasciarle lì, e poterlo fare anche in wifi, che è ancora più comodo. Che non è male, sì. Ripeto, capisco perché per molti utenti adesso sia più comodo Sprintomize, insomma era una parentesi, però era giustissima farla perché tante volte sul blog ci scrivono: perché parlate di altri tweak se Sprintomize fa tutto? Allora, non perché ce l'abbiamo con Sprintomize, chiariamoci. È apprezzabile l'idea di Bigarella che ha messo tutto in un unico, perché già il presupposto è che tu sulle decine di funzioni di Sprintomize ne usi 2, vale la pena andare su Sprintomize perché dovresti installare 2 tweak. Quindi invece che 2 ne installi 1 e fai tutti e 2. Però se ti serve solo una feature, va bene, può piacerti Sprintomize e lo usi né più né meno, nessuno vieta di acquistarlo anche se serve solo una funzionalità. Però ci si può anche dirigere verso altre soluzioni, perché se no prenderemo tutti Sprintomize, basta. Sì, infatti. È questione di scelta, ecco, ve li proponiamo per dovere di cronaca, perché ci sembrano interessanti, perché magari uno vuol fare una modifica soltanto nascondere l'orologio, metterci a fianco un'icona, e soprattutto Sprintomize a pagamento, altri tweak che vi proponiamo spesso no. Sono gratuiti. Sono gratuiti, anche questo. Esatto. Bene, ritornando alla scaletta che ce la siamo persa. Ah sì, torniamo a parlare sempre di iOS, però questa volta la 7.1 beta 5. Questa è roba tua. Finalmente sono contento perché qualcuno in quel D di Cupertino si è reso conto che il tasto Shift non serviva ad occupare spazio, ma aveva un uso, e che quindi, porca miseria, metterlo tono di grigio su tono di grigio non era una gran cosa per chi doveva scrivere maiuscolo e non capiva quando era attivo o no. Adesso hanno un po' migliorato le cose facendolo diventare completamente bianco e nero quando è attivo permanentemente, e resta di un grigio più chiaro, quindi si distingue meglio, ma comunque grigio su grigio quando non è attivo. Spero che con la versione definitiva riescano
Tolgono, rimettono come prima. Poi l'altra richiesta sarebbe, per favore, lasciate la tastiera nera a scelta dell'utente, tanto comunque compare a testa sua, per cui una volta ce l'ho bianca, una volta nera, una volta bianca, una volta nera, a seconda di dove sto. Se vai a cercare nella vecchia Spotlight, adesso ce l'hai nera, se vai nell'applicazione ce l'hai bianca, almeno fammi scegliere che ve costa, direbbero qui a Roma, lasciatecela, cioè non succede nulla. Grazie, potendo, come dire. No, ma hai perfettamente ragione. Io, ahimè, oggi ho perso la possibilità che mi sono. Allora, per tutti quelli che stamattina si sono svegliati e hanno trovato l'iPad da attivare, adesso lo sapranno già, però ovviamente è scaduta la beta 3. Chi era stato più furbo del sottoscritto e aveva fatto la modifica del file systemversion.plist per bene, come Marco, sarà riuscito ad andare avanti a utilizzarla. Io invece no, sono dovuto tornare a 7.0.4. Quindi ormai la corsa alla beta la lascio perdere. Però effettivamente a me piace come l'hanno messo nella beta 5 il tasto shift. È più usabile, è più umano, almeno, dannazione. No, ma anche Speriamo. come anche a livello di design mi piace come l'hanno messo, che come il Mac fondamentalmente. Sì, speriamo che riescano a mantenerlo così. Cioè, No, io ci spero, poi vediamo. vabbè, tanto tra una ventina di giorni circa dovrebbero rilasciarlo. È vero, si parla di marzo come data di Sì. rilascio del 7.1. Quindi avvisiamo anche gli utenti di stare attenti adesso, mantenetevi il jailbreak perché con il 7.1 non ci sarà forse da attendere, ma non è detto che ci sarà subito il jailbreak. Sì, probabilmente un po' di attesa, diciamo attesa veritiera fino a un certo punto, però sicuramente ci sarà. Hanno avuto fretta all'inizio e magari stavolta se la prenderanno un po' più con calma. C'è fretta. Ma cioè, sono state tante le storie attorno a questo jailbreak che davvero non sappiamo più che cosa classificare come rumor, cosa come reale, cosa come di fantasia. Sì, però tornando alla beta funziona, a parte, vabbè, la trovata del tasto shift funziona bene. Allora, l'iPad funziona sempre meglio, questo glielo devo riconoscere, ad ogni beta migliora nettamente. Ha ancora qualche problema all'uscita dalla maledettissima animazione del multitasking in chiusura, per cui quando si usano le gesture per il multitasking ogni tanto tutta quella specie di fisarmonica di zoom che si viene a creare tra cartelle e icone, perché non so come altro descriverla, come gli è venuto in mente, dà problemi e quindi ogni tanto rimane un'icona lì sgranata al 200% e poi dopo si chiude dopo qualche istante. E questo continua a dare problemi qui. E ogni tanto dà problemi nella scrittura, c'è ancora qualcosa in cui la tastiera non è veloce. Poi, a parte questo, non noto altri problemi, anzi, è molto più veloce nei menu rispetto alle beta precedenti. Diciamo che il problema dell'iPad è stato il 7.04, se avessero rilasciato direttamente il 7.1. Grazie per avermelo ricordato. No, sarei stato ancora 6 mesi con iOS 6 volentieri, no? Non c'era un Anche problema. io. Anche io lo ammetto, non l'ho cambiato per mia scelta. No, effettivamente andava, cioè, funzionava molto meglio. Già la beta 3 l'avevamo vista proprio come la prima beta in cui c'era stato il salto. Già 7.1 andava meglio rispetto a 7.0.4 dalla prima beta, e questo dovrebbe farci pensare. Sì, decisamente. Molto, molto meglio. Poi andando avanti ha migliorato molto, sempre, sempre progressivamente. Io vedevo anche, avevo anche la beta 3 anche sull'iPhone, poi l'ho tolta perché con il jailbreak non andava molto d'accordo. Sì, anch'io ho fatto questo stesso passaggio. E quindi adesso sono a 7.0.5, va come andava a 7.0.4, cioè abbastanza schifoso. Perché comunque effettivamente anche per i dispositivi a 7 ci sono stati problemi almeno per l'iPhone sicuramente, fino a 7.0.4
parecchi problemi. Purtroppo sì. Beh, diciamo che hanno iniziato con iOS 7 a fare la politica del rilascio scaglionato iPhone-iPad. Ci doveva essere un motivo, e cioè, hanno problemi con gli iPad, perché... Ma più che scaglionato, direi una parola che gli somiglia, ma non è. La lasciamo intuire, ma non la diciamo, se Salvata da una vocale. no. Sì. Non diciamo altro, se no non possiamo fare l'upload su iTunes. E... va... cose inutili, vabbè, giuro che la finiamo qui stasera, scusateci, ma ce ne sono state tante in settimana. Tu l'hai visto Facebook Paper? Non ho avuto, ho visto il tuo articolo. Gli ho dato un'occhiata quando l'hai pubblicato perché so che tu sei sempre l'internazionale che va a scaricare. Quando è che uscirà in Italia? Questa è la cosa bella, forse non uscirà in Italia. Ah, sì, non è che. Vi perdete nulla, anzi, cioè, già Apro Facebook ha problemi. e chiudo una parentesi. Se lo sviluppatore di Reader, il caro Silvio Rizzi, ci sta guardando, adesso non lo so. Questa beta per Mac, dov'è? L'autunno è già finito e sta finendo anche l'inverno. È andata bene, mi aspettavo peggio. Al dov'è? Ho tirato un sospiro di sollievo. Tu no. Scherzi, ma guarda che da quando hanno chiuso Google Reader a non avere il feed reader che utilizzavo prima, cioè è cambiato radicalmente il mio modo di informarmi. Cioè io lo utilizzavo con Notion Stack Reader e adesso e non ho più trovato sostituti validi per il Mac. Ho provato Feedly, l'applicazione fatta, diciamo, su misura, non è la stessa cosa. Guarda, io ho lo stesso tuo identico problema e l'unica che ho trovato, per quanto vi sembri assurdo, è la beta di Owl Reader. È l'unica cosa che da PC si avvicina alla semplicità e all'efficacia di Google Reader. Si avvicina, ma non lo eguaglia. Su iOS ne avrò provate 3000, anche io, appunto, Feedly, No, ma Feedster. Reader è stato aggiornato per iOS. C'è l'applicazione Reader 2 per iPad e per iPhone, che va benissimo, però sul computer è un'altra cosa. Speriamo, ecco, e facciamo un appello anche a lui, per favore, se Silvio. possibile. Eh no, questo mi fa venire in mente la Littizzetto, che direbbe che non è saggio. No, no, basta, mi fermo. Lo chiamo per nome, si chiama così. Oh mamma. Beh, quindi, tornando sul discorso del feed reader, Facebook Paper cos'è? Boh. È un ibrido tra un lettore di feed RSS applicato alla vostra timeline di Facebook. Risultato: è impossibile ritrovare i propri contenuti. Cioè, se volete sapere cosa vi ha scritto un amico, è letteralmente impossibile. Ci sono una serie di categorie arbitrarie, news, tecnologia, informatica, a cui se ne affiancano altre completamente senza senso, cute, cioè cose carine. Senza senso. Senza se è così cute, lovable, food, ma insomma, forse non è che tutto il mondo vada a mettersi nei feed reader una categoria che poi include di tutto, anche post di persone che non conoscete, che non ne conoscevate nemmeno l'esistenza, ve li ritrovate in prima pagina. E poi ci dovrebbe essere un metodo innovativo, Bello questo. virgolette, parentesi, bunker, di usare le gesture per condividere, per copiare e incollare le storie. Vi dico soltanto che nel tutorial dell'applicazione, cioè tre passaggi, su iPhone 5S, si blocca. Voi rimanete lì con l'applicazione bloccata e o aspettate 2 minuti o fate un hard reset. Ed è il tutorial. Penso No, che io si possa fare. non so perché Google abbia mollato Google Reader, ma No, ma... forse per lasciare spazio, perché così gli altri si rendessero conto che non ce la fanno. non lo so davvero. Forse, come abbiamo sempre detto, forse volevano spingere su Google Plus, ma Google Plus è un'altra delle cose
che a me lo personalmente trovo poco utilizzabile per questo genere di cose. Poi Lo stai utilizzando in questo momento, quindi io non. non lo direi troppo, sì, però come sanno chi ci segue in ogni Bytecast, ad ogni episodio del Bytecast noi abbiamo nuove difficoltà con la piattaforma di Google Plus. L'altra volta ci siamo persi i commenti e le domande di 3 utenti, rispondiamo più tardi perché non vediamo più i commenti nella colonna laterale, cioè dobbiamo farci venire gli occhi storti, come si suol dire, a tenere da una parte il live, da una parte il YouTube, aggiornando la pagina perché è scomparsa l'opzione aggiorna tutti i commenti. Speriamo che si ripigli. C'è anche question and answer, non so se l'hai visto, c'è Aldo Costantini che ci scrive: un saluto, siete i migliori. Grazie, ciao Aldo. Grazie, davvero grazie, non l'avevo visto. Ringraziamo, grazie perché ci seguite. Lo salutiamo, ecco qui. Grazie, davvero. Ok. Ok, ragazzi, scusateci, chiediamo scusa a tutti, non è dipeso da noi, probabilmente da me che ho parlato male di Google, chiedo venia. Siamo riusciti a riprendere soltanto adesso il Bytecast, dopo esserci resi conto che dal saluto del question and answer eravamo rimasti offline. Per motivi di tempo vi chiediamo di scusarci, ma rimandiamo le rubriche, One Week of Up e One Week of Tweak, alla settimana prossima, perché inevitabilmente adesso siamo fuori tempo massimo, non riusciamo né per noi né per voi a continuare il Bytecast. Alberto, se c'è qualcosa che vuoi dire? No, probabilmente stavamo già. Ne abbiamo approfittato, ma delle applicazioni ne parleremo la prossima volta. E anche dei tweet c'erano molte cose più o meno interessanti. Quello che vale veramente la pena notare lo vedrete in settimana sul blog, sicuramente. Ci prenderemo questo in carico anche per scusarci dei disguidi che sono occorsi stasera. Sì, Ogni volta ce n'è una con questo hangout. davvero, ogni volta ce n'è una, dovremmo trovare qualcosa. Vabbè, io non so se a questo punto le risposte agli utenti dell'altra volta sono finite nella diretta oppure no. Riformuliamole, dai, così siamo Allora, sicuri. Ora c'era rispondiamo. uno che chiedeva a cosa può mai servire il display curvo, la risposta è a niente. Assolutamente nulla, ed era Nox 91, ci deve a cosa 91. servire? Assolutamente nulla. E l'altro chiedeva se il jailbreak si fermava a 7.1 beta 3. Sì, Sì, Mr. Magic Cat. confermiamo, è compatibile da 7.0 a 7.0.4 e con le prime tre beta di iOS 7.1. Fortunatamente non hanno più avuto la cattiva idea di rilasciare tool per le altre beta e aspettiamo, non si sa quando, 7.1. Però calcolando che esce a marzo e a giugno ci sarà la prima beta di iOS 8. Quindi Vedremo. tanta, tanta attesa per il jailbreak. Questo, Ok. app e tweak ci impegniamo a pubblicarle sul blog, tempo permettendo, le trovate lì, scusateci, davvero non è dipeso da noi.
parte scherzavo da me che ho parlato male di Google, ma non pensavo. Per gli utenti che ci seguiranno in podcast, no, non vi siete persi niente, cioè ci sarà davvero un taglio e poi riprende da qui. Normale amministrazione, la pubblichiamo comunque per dovere di continuità, Sì, anche perché però. i punti della scaletta al di fuori delle rubriche li avevamo già trattati, quindi. Per fortuna sì, per fortuna sì. Va bene, quindi salutiamo tutti gli utenti, ci scusiamo ancora una volta, ci dispiace che Marco non ci abbia potuto raggiungere e a questo punto cercheremo di darci perentoriamente appuntamento lunedì prossimo riprendendo la consueta programmazione del Bytecast. Si può fare, si può fare. Quindi auguriamo buona settimana a tutti, anche a chi ci seguirà nei prossimi giorni con il podcast, e grazie a chi ci ha seguito e chi ha pazientato e magari si è ritrovato con la nuova diretta e ha atteso con noi durante i nostri problemi tecnici. Buonanotte a tutti e appuntamento alla prossima settimana. Ciao. Ciao.